Ciao, benvenuti in un nuovo video. Perché dico che non le prendo più se poi dopo continuo a prenderle? Non lo so, però ero in centro, ero a fare un giro, ero a fare altre spese e sono andata da Casanova, che non c'entra niente, e ho preso con i saldi questa pucciosità che avete visto anche in copertina. No, cioè, guardatela. È una gnometta, penso che sia una gnometta, perché questi dovrebbero essere forse i baffi. Per me sono le treccine queste, sono i codini e le treccine. Ed è deliziosa. E l'ho pagata 1,90 euro, quindi no, era deliziosa, bellissima, ecco. E quindi ho detto no, finché sono da Casanova, che non c'era niente tranne questa gnometta stupenda. A proposito, la mettiamo qui. E ho detto, vabbè, facciamo un giro da Tiger. Allora, da Tiger non c'è niente. Avete presente che ho visto in giro anche quelle cose, devi riempire la borsa con 10 articoli e spendevi 5 euro? Ecco, c'è, da me c'è, sì. Solo che hanno fatto il reparto a 1 euro, l'hanno dimezzato, una parte per le borse, queste da 10 prodotti a 5 euro, e una parte i prodotti a 1 euro, che sono quelli rimasti. Prodotti che puoi mettere nella borsa per fare 10 prodotti a 5 euro. Spugne, quella che è la parte gratta, no, le lato, quella per i piatti, insomma. Guanti per bambini, guanti touch e altre cose, non mi ricordo cos'altro. Lasciamo perdere. Ok, quindi non l'ho presa, ma ho voluto prendere questa. Questa è quella da 4 euro, quindi perché c'è quella da 4 e quella da 6. Questa è quella da 4 euro. E non vedo assolutamente niente perché c'è questa cosa che copre tutto. Quindi direi, dato che come sempre non c'è scritto niente e come sempre è chiuso con le graffette, apriamola. Dove ho messo la leva punti? Eccola qui. La apriamo assieme e assolutamente dai. Così ero curiosa per non fare un giro a vuoto. Ecco, non mi andava di fare un giro a vuoto. E poi secondo me nel periodo estivo i video troppo elaborati o troppo non vi piacciono neanche voi da vedere. Quindi abbiamo tolto i punti, eccoli qua. Vi ricordo i punti che li ho messi qua, qui, ricordatemelo perché se no li perdo. E adesso apro, guardate prima voi, poi guardo io, come sempre. Ok? Allora, peschiamo. Cos'è questa cosa? Oh, poverina. Sei un po' piegata. Che cos'è? Una busta? Ah, al velcro! Beh, bella, carina. No, porta documenti, porta qualcosa, è classica, in cartone. Forse era un pacco da più buste, non lo so, è tutta piegata, poverina. Però è carina, sempre utile. Appoggiamola qui. Sento una. Allora, prendiamo prima questa. Ventaglio, ventaglio pieghevole. Eh sì, fino a qua ci siamo. Ah, anche il cartellino si apre. Ah no, si estrae così. Ma è bello. Io adesso potrei stare qui un bel po', scusate, eh. Non so se col microfono si sente qualcosa, ma è bellino. È in no, allora questo è in stoffa e poi dopo in carta. Ah, ma io tutto il video sto così. Oltretutto c'è anche il cartellino. Ci piace, non trovo. Ecco, una volta aperto non si chiude più. Vabbè, però è anche una misura che può stare. Sì, si chiude. È una misura che può stare in borsa e questo finisce subito in borsa. Perché non ho abbastanza cose in borsa, mettiamoci anche questo. Andiamo avanti, su. Allora, questa cosa qui che segna? Con i lama, che ha la collez qualche collezione passata, i lama. Ah, ma sono carini! Aspettate. È un set di post-it. Vedendoli così sembrano un po', boh, graffiati, graffiati, però a noi piacciono.
Allora, ve lo faccio vedere meglio. Il libretto è questo. Dietro è così. E davanti abbiamo questi qui che sono piccini, 1, 2, 3, 4. Poi, ma sono post-it o è un blocco normale? Post-it. Vediamo questi qui che io ne uso poco e poi questi semplici, ma è carino. Ma perché non ho messo? Ah, forse perché non c'è l'etichetta col prezzo? Non c'è. Vabbè che sì, forse è controluce, si vede un pochino che ha tante righe, come se avessero provato a scriverci sui fogli e abbiano tolto i fogli scritti. A me piace, i post-it li uso sempre, quindi ci piace. Non ho fatto i conti. Cosa facciamogli al fine? Andiamo avanti. Sto palpando. Questa è l'ultima cosa. Quindi la tiro fuori, non guardo e vi faccio vedere che la busta è vuota. Ok, adesso prendiamo questa cosa. Ma è delizioso! È un quadernino. Questo formato da Tiger non va. Io è quello che preferisco. C'è anche, sì, effettivamente c'è anche il formato più grande che è meglio, ma è a righe dentro. Non sembra neanche rovinato più di tanto. E ha i topolini. Forse non piacevano i topi, ma sono carini, sono pucciosi. Ecco, una cosa che sto notando adesso. Qui c'era un'etichetta. Io non capisco perché mettono nelle box sorpresa quelle senza etichette. Ma perché tolgono le etichette? Forse perché l'hanno messa quelle a 1 euro? Oppure era un blocco da di più? Non lo so, io questa collezione non l'ho mai vista da Tiger, quindi ditemelo voi, se per caso era un blocco da più quaderni e quindi è rimasto solo lui, oppure se perché manca l'etichetta. Ma anche qui mancano le etichette. Si sono rovinate le confezioni, forse le buste esterne, quindi... No, qui l'etichetta era proprio qui perché si sente la colla. Non capisco, non capisco. Se è perché si è rovinata la confezione, se è perché... Boh, a me va benissimo. Quindi, delizioso. Allora, era una busta da 4 euro, abbiamo detto. Abbiamo trovato questa busta qui. Io non lo so se questa era venduta da sola, un po' piegata, poverina. Se era venduta da sola o era in un set, e anche questo me lo dovete dire voi perché proprio non lo so. Facciamo 1 euro? Ok. Il ventaglio almeno 1 euro ce lo diamo, quindi siamo a 2, 3. E questo? Allora, a prezzo pieno questo veniva di più, quindi veniva almeno 2 o 3 euro, non mi ricordo. Quindi, se per caso una collezione vecchia dei Lama l'hanno messa a 4 euro. Sono 4 euro giusti per la busta. Facciamo che fo anche fosse a 2 euro. Ma comunque ci sta. La busta è ripagata. E comunque ci sono cose, in questo caso, che a me piacciono. Questo mi piace. Questo mi piace e li uso. Questo ve l'ho già detto, lo metto subito in borsa. E una busta per le fatture, per i documenti, con il velcro. Si usa sempre. Ecco, fatemi sapere voi. Non dimentichiamoci della gnometta che però ho preso da Casanova e non c'entra niente, quindi fatemi sapere se voglio sapere tutto, voglio sapere se questo era un kit da più oppure da singolo, non lo so, se questo qui veniva da non so se c'erano due o tre buste assieme, i prezzi, se voi li avete visti, i prezzi di voglio sapere i prezzi, non li so, non ho mai visto queste cose. Questo mi chiedo da dove salta fuori. Perché quando c'era la collezione dei Lama, questo non c'era. E quindi mi chiedo da dove salta fuori. Perché la collezione dei Lama io l'ho presa. Ho preso le birre, la penna, quella con le due orecchie e quindi due colori. Ho preso una matita, ho preso qualcos'altro. Il quaderno forse, il quaderno dei Lama, sì, il quaderno. E l'ho sempre fatto così, oltretutto. O più grande probabilmente. Quindi queste cose non c'erano perché le avrei prese. E mi chiedo dove saltano fuori oppure se semplicemente si dividono le cose dei Tiger o è arrivata dopo, non lo so, non ne ho la minima idea. Fatemelo sapere voi. Io spero di avervi tutto compagnia con questo video spacchettamento veloce, veloce ma fresco per l'estate. Scusate, molto meglio. Mi raccomando, come sempre, di mettermi un like, iscrivervi al canale e di lasciare un commentino. Ah,
qui sotto se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!